Perché hai scelto di fare medicina? Giusta una domanda facile così. Facile, facile per Tanto la faccio a iniziare. tutti, quindi. Però dopo non metti tutte le risposte. No, le taglio un po', le edulcolo E anche. fai un mix Ah, come tutti i sì, giornalisti. invento. Ma non mi ricordo come diceva Berlusconi. Perché ho scelto medicina? Perché Te lo ricordi, io per esempio l'ho scelto perché mi piaceva il camice, nonostante mio padre diceva di non voler fare medicina. tuo padre è Sì, medico. pronto soccorso. No, mi sono sempre piaciute le materie scientifiche e mi piaceva l'idea di fare un lavoro che fosse utile. Poi dopo è successo, nel senso che ho fatto il test una volta, sono entrata e ho iniziato, anche se avevo già la strada, la scelta B, che era fare ingegneria biomedica. Io sai cosa avevo provato invece al test di ingegneria chimica? Perché biomedica non c'era a Bologna. Ma io l'avevo fatto per andare poi a Milano. Me l'hanno Ma sempre no, perché era il policlinico, il Politecnico era l'unico che ce l'aveva. Però attetto. Ah, ma infatti a Bologna non c'era, dovevi andare forse a Ferrara. pensa, prima di sapere che avrei fatto ortopedia c'era un indirizzo verso la protesica. Quindi la scelta dell'ortopedia è stata conseguenza. No, è stata casuale, cioè una serie di coincidenze. Quale? Perché se tu ci pensi, l'ortopedia è una delle poche che ancora è rimasta molto maschile, come rapporto maschio-uomini. Sì, sta un po' Credo si sta cambiando. un po' cambiando, però c'è comunque almeno 50-50 ora. Quasi, sì. O Mentre di là. comunque in specialità, quindi è una cosa molto recente, perché se guardi Sì, invece gli vabbè, io strutturati. mi riferisco alla specialità. Le strutturate di chirurgia sono tutte ancora molto maschili, a parte la ginecologia forse. Dove sono più donne, Non più? ovviamente. Donne. È gay. Cazzo, quelli Quindi? ci mancano noi. Sì. Quindi perché ortopedia? Io sono stata una di quelle indecise fino all'ultimo sulla specialità, che ho chiesto la tesi tipo all'ultimo anno, sentendo un po' qual era i reparti dove eri un po' più seguito, dove facevi una tesi un po' più interessante, dove la frequenza aveva un senso in termini di formazione, perché c'erano anche quelli dove andavi, ti davano il titolo e poi non ti cagavano di striscia. E quindi in realtà l'avevo fatto in Torino. Poi dopo. Sei passata dai sordi ai meno matti. Beh, no, è che gli otorini lavorano meno. Cioè, Ma. anche meno prospettive di trovare lavoro, almeno quando l'ho fatto io. E quindi insomma lì c'era un po' l'impronta chirurgica, perché mi piaceva l'idea di fare cose con le mani. Mentre lei, Ma insomma, tu le vuoi cliniche. solo usare le mani o vuoi anche operare sulle mani? Mi piace anche la chirurgia sulle mani, però preferisco il gomito per adesso. Ho perso il filo. Ma sì, le cliniche pure, cioè, visto come erano i tirocini, mi rompevo troppo i coglioni perché era tutto troppo lento, troppo. Ne avrei una più dinamica. Perché non anestesia? Sai che l'anestesia proprio non l'ho mai considerata? Pure io l'ho usata come scusa per andare via da Firenze, via vicino alla mia Bologna, alla mia ex, poi l'ho mollata, è un altro discorso. No, anestesia proprio non l'ho mai considerata. Mentre medicina d'urgenza sì, nel senso che studiando così mi sembrava più Io no, lo sai, interessante. per mio padre. Vabbè. Conta che non ho medici in famiglia. Quindi Beh, non ho potuto seguire le te. strade di nessuno. E ortopedia è rimasta, secondo me, queste cose però non metterle, te le dico Tranquillo. io. E, per persone che ho conosciuto, penso. C'è un ragazzo che avevo conosciuto, con cui c'era stata una mezza storia, che io ho conosciuto in ambito teatrale, però. Lui era un ex specializzando di ortopedia. A Modena. No, lui a Milano, Tu poi dove hai sono. studiato? Io a Modena. Ma lui viveva a Milano, ha studiato a Milano, poi era venuto a Reggio per cose di teatro perché aveva cambiato completamente percorso e quindi forse quella è la prima pulsa nell'orecchio.
E poi dopo, non lo so, quando ho fatto il test è andata in crisi mistica, quindi per dire Torino non l'avevo neanche messo. E poi sono entrata in ortopedia, ho detto, vabbè, proviamo. Beh, ortopedia Parma, Riccardo abitava lì di fianco a te, e allora stavamo insieme, quindi ho detto, vabbè, proviamo, vediamo come Secondo me è morto Riccardo perché non lo sento più. va. No, si è trasferito in Trentino. Ah, quindi lì era quella casa. Non lo, cioè, non... Era, cioè, ma era sua la cosa che aveva Sì. Lui comprato. È andato a fare in Trentino a lavorare. ha fatto medicina di Basta. base. Poi faceva le guardie mediche a Borgotaro e Bedonio, perché lui è di là. Però è uno che è amante della montagna, di tutti gli sport Cioè, estremi, pure a me quindi... piace, ma quello un trasferista e direttore in montagna è una scelta impegnativa. Mi ha detto una mia amica che lo sente ancora, perché io e lui non ci sentiamo praticamente da anni, che Se ha vuoi questa la vinto. scrivo per Alessandro nell'intervista. Mamma lo sa. Ha vinto il concorso là, mi hanno detto, quindi è Vabbè. diventato. Se l'ha vinto vuol dire che l'ha scelto, buon per lui. Invece il più bel ricordo della carriera medica. Io puoi includere anche studentesca se vuoi. Dai, fai prendere qualcuno. Io non sono brava con i ricordi, perché mi scordo. Ma stanotte me lo puoi scrivere se te lo ricordi, tanto sei da sola a casa. Più bel ricordo. Beh, sì, è bello, questo è bello. È legato alla Sierra Leone. Classico. Dai che vi facciamo piangere. E è stato vedere la reazione di questa ragazza giovanissima che avrà avuto boh, 22-23 anni, che aveva una deformazione del femore del ginocchio, per cui praticamente aveva tutto l'arto bloccato in flessione e lei camminava quasi strisciando. Le abbiamo fatto un intervento in cui le abbiamo fatto varie ostotomie, le abbiamo raddrizzato la gamba, e vedere la sua reazione quando si è svegliata dall'anestesia, ha visto la gamba dritta. E poi il giorno dopo, quando l'abbiamo messa in piedi e l'abbiamo fatta camminare dritta per la prima volta, quello è stata un'emozione abbastanza forte. C'è anche il video di lei che cammina, lo vuoi vedere? Altri ricordi della Sierra Leone? Perché ci sei andata? Perché ci sei andata? Perché anche quella era una cosa di prima di iniziare a fare medicina. Ah, mi ero sempre detta che se l'avessi fatto sarei voluta andare in missione per vedere un po' com'era una realtà diversa dalla nostra. Cioè poi non so, vabbè, anche questo magari non metterlo, però io sono partita con l'idea che potesse essere una di quelle esperienze dove vai, ti senti veramente utile, tutte le cose umanitarie così, e poi in realtà sono tornata con l'idea che non avevo tanta voglia di tornarci, perché cioè tu vai là, fai delle cose che hanno senso in quel momento lì, poi non segui i pazienti e questi non sai come vanno a finire, magari hanno delle complicanze, cosa che è Infatti, secondo successo a me noi. questo è il problema della Sierra Leone, mentre in Bangladesh comunque è più strutturata, nel senso. A parte che ci vanno da più anni, quindi anche i locali un po' li seguono, gli infermieri, poi ci vanno i fisioterapisti, poi stiamo cercando di fare l'ambulatorio dell'anno dopo dei controlli anche, cioè un po' più. Cioè, in Sierra Leone mi sembra, purtroppo sono venuta a casa con la sensazione che fosse quasi più una sperimentazione chirurgica e una palestra di lancio per gli specializzandi, e questa cosa non mi è piaciuta. Proprio perché lì poi non rimane nessuno fisso sul posto che segue i pazienti, perché poi nella pratica nostra seguire il paziente è tutto. Perché non è che cioè non è che quando esci dalla sala operatoria finisce il percorso che fai col malato, inizia Beh, da per il lì. faraone sì. Vabbè, non siamo tutti faraoni. Ricordo più brutto? Più brutto quando l'anno scorso una delle pazienti che seguiva il reparto, che era entrata per una brutta frattura periprotesica di ginocchio, una di quelle pazienti che voi adorate con mille fattori di rischio, pluripatologiche, eccetera, eccetera,
però cioè, un po' per la sua suo quadro generale di base, un po' per il trauma, le è andata in ischemia alla gamba e alla fine l'abbiamo dovuta amputare di coscia dopo che le avevano fatto l'intervento di sintesi. Sì. Una di quelle nonnette adorabili. Eh sì, tra l'altro lucidissima nonostante l'età, quindi Quanti proprio si anni è aveva? boh, tipo 87-88. Che dici, vabbè, la sua vita l'hai fatta, però Vabbè, non è comunque. ancora, non è. E invece, una qualità che tu hai sul lavoro e che secondo te gli altri dovrebbero apprendere da te? Tipo, non so, c'è chi dice la pazienza, c'è chi dice che è testardo, se ce l'hai, se pensi. E poi ti faccio la domanda al contrario. Boh, forse mantenere la calma in certe situazioni. Beh, Meglio cosa vorresti imparare dagli altri? nell'ambiente mio lavorativo sgomitare un po' di più. Cioè, impormi un po' di più quando penso di avere un'idea giusta o di. Essere più competitiva o ambiziosa, cosa intendi? No, cioè nessuna delle due in realtà. Riuscire a farsi ascoltare in un ambiente così, cioè che ha delle dinamiche molto complesse di competizione e ambizione. Ambiente di merda, quello chirurgico, Beh, no, eh? ma soprattutto quello Allora, il nostro. e infatti il tuo ambiente di lavoro, la tua professione, se la dovessi descrivere con un'immagine, idea, pensiero, similitudine, canzone con 4Z, ti viene qualcosa in mente? Welcome to the jungle. Eh? Welcome to the jungle. Vabbè, basta. Sei la prima che cita una canzone, tra l'altro, Beh, non la. era, in realtà mi è venuta prima l'immagine della giungla, poi dopo mi hai detto canzone, allora ho detto vabbè, ci sta anche quella. L'ultima, dai. Aspetta, come ti vedi tra 10 anni? Questa è da un po' che non la faccio. Di solito mando in crisi io quelli che sono l'ultimo anno di specializzazione. Non sarà ancora l'ultimo. Sei penultimo, ultimo Sì. per Cioè, come mi vedo, come mi vorrei vedere. tutte e due. Beh, in realtà la domanda implica come ti vorresti vedere, cioè il meglio che vuoi tra 10 anni, poi come ti vedi è un altro discorso, quello è una cosa molto variabile, può variare nel giro di una settimana. Sui scalini, poi guarda qua Ma sono te li ha tagliati con le forbici o con la rasoio e macchina? forbici. Rasoio? Oh, il tutorial su YouTube, eh? Io l'ho mandato 3 giorni prima, se lo guardate. Allora, alla fine, dai, è un risultato accettabile. Fate dietro, come ho Sì, detto, con uno scalino importante. più accettabile della rasata che ho Ah. fatto Dario. Io Però ero c'è un mio pronto. collega che invece c'ha proprio tutta la riga qua Io ero pronto a decisa. farmi la rasata di Ale perché non ne potevo più. Però almeno così sono più. Ma guarda che non stavi male con i capelli lunghi. Beh, Ma erano ingestibili proprio. tanto che se te ne frega, lavori sempre con le cuffie, bardato. Capito, però almeno un minimo d'autostima, già l'avevo rotto con quella, almeno non volevo svegliarmi la mattina Dopo te con. la faccio io l'intervista. C'avevo i capelli qua che andavano fino a qui. Cioè, dai, rispondi. Non lo so, più. Mi viene una risposta banale, più autonoma, più competente. Spero soddisfatta di quello che faccio. Quindi felice. Sì. Cosa vuol dire prendersi cura? Figa, lo so, io questa Eh no, questa è credo la domanda di è merda. l'unica che metterò sicuramente. Vabbè, per il mio ambito, secondo me vuol dire fare un percorso col paziente. Pare? Un percorso col paziente. Cioè? Argomenta. È che è vero che è la mia è una specialità chirurgica, ma il percorso di cura non si esaurisce nell'atto chirurgico, ma da lì parte il percorso
di accompagnamento verso la guarigione, perché comunque il paziente lo devi seguire, gli devi dare le indicazioni giuste nel post-operatorio per la fisioterapia e tutto, ed è poi in quel percorso lì che secondo me trovi la soddisfazione del lavoro che hai fatto. Ok, Va bene, va bene. basta. Ora ti troverai edulcoratissimo.